Svegliatevi, coglioni. Oh, come sono carini. Sono curiosa di scoprire quale grazioso animaletto ha svegliato. Mentre ti accompagno, ti dico cosa ho organizzato per stasera. Scusami, oggi torno da sola e stasera non voglio uscire. Stronza, te ne pentirai! Basta, hai capito? Parliamone, dai! No. Ti odio. Non ti libererai di me. Rispondimi, per favore! Stronza, hai dei problemi, curati. È vero che vuoi lasciarlo? No. È carino e sensibile. Tutte vorremmo stare al posto tuo. Stavolta me la paghi, principessa. Io non volevo fare nulla di male. Potrebbe essere un caso di stalking. I mormoni credono che Ben Sconi, attraverso infiniti rapporti sessuali, divenne degno di essere elevato a divinità. Evviva! Più tardi, Gesù andò in America allo scopo di avere rapporti sessuali con il diavolo. 400 anni più tardi, Gesù Cristo, conosciuto per i suoi racconti fantasiosi, si offrì di diventare il salvatore di New York, nello stato di New York. Prima di essere crocifisso, ebbe un certo numero di mogli: Maria, Marta, Lucifero. Attraverso infiniti rapporti sessuali produssero miliardi di indiani e gli versò il suo sangue per noi, affinché anche noi potessimo diventare noi. Oggi incominciamo con un argomento molto delicato. Il diavolo. Di cosa stiamo parlando? Secondo quello che insegna la Chiesa Cattolica, Dio non esiste. L'11 settembre del 2001, tutti contenti, nuova felicità, la Madonna Medjugorje ha detto: dovete ubbidire. Arriva Goku. Goku sta volando per andare ad aiutare i suoi amici. Fatti avanti, bello! Oh no, Yonko! Giuro che la pagheranno molto cara! No! Però... Cerchio magico! È giunta la tua ora, comincia a pregare! Riuscirà ad arrivare in tempo per aiutare i suoi amici? Gesù Cristo ripartì per ritornare sulla Terra. Questa volta per scopare il sangue che è Smith.